Ciao ragazzi, in questo video andiamo a vedere come cambiare font, ossia carattere, al nostro dispositivo iOS jailbroken. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Se avete seguito il jailbreak di iOS 7, oggi andiamo a vedere come cambiare il font delle applicazioni del sistema operativo su iOS 7. Come vedete, il font che sto utilizzando non è proprio quello ufficiale di Apple, è un font leggermente modificato. Non so se riuscite a notare, vi faccio vedere subito. Vedete, un font leggermente diverso, questo si chiama font Roboto. Ma come ho potuto installare questo font sul mio dispositivo? Bene, è subito detto. Il tutto diventa possibile grazie a BitaFont 2, una nuova applicazione tweak, diciamo, che va a modificare proprio il font di sistema di iOS 7. Da qui, dopo aver scaricato l'applicazione, possiamo vedere alcuni dei font che ho scaricato sul mio dispositivo, ma su Cydia ce ne sono veramente tanti, e da qui appunto possiamo attivarli. Quindi se attivo Original iOS 7, ora mi riattiva quello classico di iOS 7. Proviamo Ubuntu Lite, non ho idea di che tipo di font sia. Vedete, l'iPhone, l'iPod Touch in questo caso, si riavvia, e al successivo boot praticamente comparirà il nuovo font che abbiamo scelto dalle impostazioni. Eccolo qua. Vedete, un font leggermente diverso, e come potete notare la modifica si applica non solo alle applicazioni qui nella home, ma praticamente ad ogni angolo del sistema operativo, come ad esempio l'applicazione messaggi, ma in generale qualsiasi testo adesso sarà visualizzato con questo font che abbiamo scelto. Niente, quindi BitaFont 2 è l'evoluzione di BitaFont 1, un tweak che aveva permesso di cambiare font su iOS 6 precedenti. E praticamente possiamo scaricare questi font sia da Cydia sia dal sito del progetto e poi attivarli, come abbiamo visto, direttamente da questa applicazione. In più abbiamo la possibilità di scegliere se escludere qualche applicazione dall'applicazione, scusate, del font, oppure scegliere font specifici per app specifiche. Quindi insomma veramente molto personalizzabile e consigliato per chi vuole personalizzare al massimo anche questo aspetto di iOS 7. BitaFont 2 è gratuito su Cydia, come la maggior parte dei font. Non escludo che magari qualcuno possa essere a pagamento, però insomma scegliete quelli che preferite. Potete anche visualizzare un'anteprima e poi scegliere se scaricarli e installarli sul vostro dispositivo. Anche per oggi quindi è tutto, un saluto da Andrea Cervone per iPhoneItalia.com.